riunito con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo sul matroneo proprio accanto al posto di Padre Pio, proprio dinanzi a questo grandissimo mosaico della Madonna delle Grazie. Oggi qui per raccontarvi una storia. Intanto voi continuate a scriverci le vostre storie attraverso questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione. Raccontarvi la storia di una bambina che purtroppo i medici avevano ormai segnato la sua disperata situazione, non c'era più nulla da fare, ma i genitori volevano a tutti i costi cercare di salvarla. Ecco, decisero di venire qui a San Giovanni Rotondo e di incontrare Padre Pio affinché pregasse per la bambina, per la sua guarigione. Bene, arrivarono proprio qui, era un venerdì. Padre Pio in quel giorno non lo si poté accostare perché soffriva più del solito per le sue stimmate ed era costretto a letto. I genitori, presi quindi dall'angoscia per le condizioni in cui versava la figlia, vollero forzare quella situazione, quindi fecero di tutto per avvicinarlo, ma senza riuscirci. Quindi tutti afflitti dovettero così prendere la via del ritorno senza aver ottenuto quello che tanto desideravano, almeno così pensavano. Se non che Padre Pio venne a sapere di questo caso. Don Pasquale Cataneo, che ci racconta il fatto, ci scrive: venne a sapere del caso e immediatamente, per il dono della bilocazione, stava nella sua cella e contemporaneamente era presso la piccola, che guarì istantaneamente. I genitori non sapevano nulla perché erano sulla via del ritorno, credevano così di trovare ancora la figlia in quelle condizioni, appunto morente, ma con loro grande stupore, quando furono vicini a casa, si videro addirittura venire incontro la bambina, la quale, perfettamente sana, tutta allegra, disse loro: ma come avete fatto a mandarmi così presto Padre Pio? Voi dovevate essere appena giunti a San Giovanni Rotondo, che Padre Pio invece è venuto proprio qui e mi ha guarita. Poiché era la volontà di Dio che la bimba guarisse, Padre Pio si era servito di un mezzo inconsueto, cioè della bilocazione, così in un lampo arrivò dove era richiesta la speranza.